Riprova un po' adesso. Adesso? Senta un po'. Lo fai provare a me per cortesia, sennò sta roba tutta la giornata, capisci? Ma non è che è una calotta. Ma che calotta? Già l'ho vista sta calotta, non c'entra niente la calotta. Mannaggia. Aspetta, Vai da me, prova adesso. Perché? Ci capisci qualcosa tu? Perché ti ho chiesto qualcosa io, scusa? Tu sei capace? Sei capace, dammi una mano, non ho capito. Problemi, ragazzi? Dal rumore che fa sembra la calotta, l'avete guardata? Sì, no, non è la calotta, lo dico io. Secondo me è la calotta dello spinterogeno, ogni tanto su queste si allenta. Dategli un'occhiata. Siamo prima che arriva subito, la calotta dello spinterogeno. Ma chi? Ti prova, no? La calotta. Quello che ha detto lui. La calotta, sì. Senti, dammi, prova un po' adesso. T'ho detto che è la calotta, io non ho capito. Ti dico che me l'ha chiesto il dottor Cafazzo. Sì, è urgente. Sicuro? Va bene, no, glielo dico io, grazie. Posso esserle utile? Sì. Scusa. Commissariato Sant'Andrea? Un attimo. Ufficio denuncia. No, grazie. Un momento, allora. Sì. Sì, signora, mi dica. Signora, per lo sgombero delle carcasse di auto si occupa la polizia municipale. Signora, non glielo possiamo dire noi. Signora, qui siamo in un commissariato di pubblica sicurezza. Sì, i vigili. Arrivederci. Quante volte glielo devo dire? Desiderava? Sono l'ispettore Walter Battistoni, il dottor Cafasso mi sta aspettando. Noi tutti qua la stiamo aspettando. Ma lei è già qui? Sì, in effetti sono un po' in anticipo, ma sono un po' subito. Aspetta. Scusi, Alfio, segna questo, lo porto alle celle. Sì, sì. No, mi scusi, io sono l'agente Alfio Donati. Sono anche uno dei suoi, della Volante. Piacere. Il dottor Cafasso in questo momento è in riunione. Appena si libera glielo chiamo, se si vuole accomodare. Va bene, grazie. È sempre così qui dentro. Dottore, come pensavamo, siamo entrati nel sito, c'è una chat line e lì si incontrano vari personaggi con nomi fittizi e organizzano le regole del gioco, proprio del gioco di ruolo, lì. E il nostro uomo potrebbe essere uno di questi? Assolutamente sì. Il master della chat comunque ha chiesto di sospendere completamente i giochi dal vivo, visto quello che è successo, diceva. Hanno interrotto? No, la mozione del master è stata messa ai voti. Moltissimi dei partecipanti si sono rifiutati e quindi non è passata. Ora pare addirittura che un altro abbia preso il posto del master, c'è un po' di casino. Quindi una sostituzione del master? Sembra di sì. Questi quando parlano di questi argomenti vanno completamente di fuori, eh? Ma forse questo gioco potrebbe essere una copertura importante per qualcuno perché possa smettere. Quando si incontreranno di nuovo, lo sapete? No. Abbiamo pensato di entrare nella chat per poi partecipare direttamente ai giochi dal vivo, ma prima volevamo il vostro parere. Vabbè, mi sembra giusto, non vedo altro modo. Proviamo ad entrare in questa chat, poi vediamo se riusciamo a ottenere un appuntamento e queste a bocca. No? Però non ci puoi andare dentro, tu sei stato già al club. Ci vede, Nava? Va bene, ok. D'accordo, procedete. Ok, andiamo. Fatemi sapere però, dottore, non si preoccupi. Chiudo? Sì. Di Luciano, hai qualche notizia? Sì, mi ha chiamato, mi vuole vedere. Io non vorrei che si stia cacciando in qualche guaio. L'ho visto nervoso. Finora si è comportato bene. Che cosa te lo fa temere? Non lo so, Valerio, mi parla strano. Sì, avanti. Dottore, mi scusi, ho visto uscire Nave e Valle, pensavo fosse... Vabbè, non fa niente, dimmi. È arrivato un nuovo ispettore. Ah, bene. Piacere, dottor Cafasso. Ispettore Battiston, ben arrivato. Grazie mille. Se ha da fare, non si preoccupi. No, la stavamo aspettando. Le presento Pietro Guerra, ispettore superiore dell'investigativa. Molto piacere. Piacere mio. Venga a fare un giro qua dentro. Pietro, aspettami, ne parliamo dopo. Un po' di cortesia per il nuovo ispettore. Grazie. Venga. Questa è la stanza riunioni. Ogni mattina... alle 8:30 teniamo un briefing per verificare i problemi e distribuire i conti. Ottimo.
l'ufficio denunce, la stazione radio, i suoi colleghi le spiegheranno le procedure per le comunicazioni. Donati l'ha già conosciuto. Sì. Sono molto contento di avere un uomo col suo stato di servizio a capo delle volanti. Niente di particolare. Non è quello che hanno scritto i suoi superiori. Sono piccole città di provincia, dottore, qui sarà diverso. Non sia troppo modesto. Questa è l'investigativa. De Pretis. Buongiorno, dottor Cafasso. Senta, se per quell'informativa stavo giusto. Ma voglio sul mio tavolo tra 10 minuti. L'agente De Pretis dell'investigativa, l'ispettore Battistone che prenderà il posto di Ramaglia. Ci siamo già visti fuori, è un piacere. Piacere, senta, qualsiasi cosa è a disposizione. Grazie, De Pretis. Tra 10 minuti. 5. E la famiglia? Ho una moglie e una figlia, Fabiana. Ha compiuto 2 anni da 10 giorni. E quando pensa di farle venire? Beh, un po' presto ancora, dottore. Mi devo organizzare, poi più in là ci penseremo. Questo è l'ufficio volante. Ramaglia, Ricci, voglio farvi conoscere l'ispettore Battistone, che d'ora in poi lavorerà con noi. Agente Katia Ricci, molto lieto. Walter Battistone. Come sapete, è il nuovo responsabile di questo ufficio. Ti aspettavamo, Antonio Ramaglia, benvenuto. Grazie. Lo affidate, Ramaglia. Se ha bisogno, il mio ufficio è di là. Io ci sono sempre. Grazie, dottor Cafasso. Ispettore, gradisce qualcosa? Non so, un caffè, un tè? No, nulla, grazie.